Sì, c'è con l'imba, c'è con le lezze, c'è un altro in realtà che c'è tutto fuori. Ma sarà, è ovvio, ma perché mi fa della stessa cosa per farmi vedere il giorno? Sì, del via. Per me avere un lavoro in carcere significa tanto, perché comunque è una possibilità di riscatto che mi hanno dato i miei, diciamo, le mie educatrici, l'equipe medica che mi segue, e quindi è un forte riscatto dal mio punto di vista. È una realtà su cui si può lavorare e su cui veramente si può dare un significato anche al trattamento penitenziario e rieducativo, puntando proprio su uno degli elementi più importanti del trattamento, che è il lavoro. Ma è importante il lavoro in carcere perché riavvicina le persone al senso, le restituisce un ritmo di vita quasi normale, restituisce dei punti di riferimento spaziali, restituisce dei punti di riferimento ritmici, per cui ti dà la possibilità di riprendere in mano un po' di orientamento, e questo secondo me è determinante. Il grande problema dei detenuti, specialmente quando escono, quindi più ancora che quando sono in carcere, è quello di trovare un lavoro e di conseguenza una casa, un alloggio. Le due cose sono strettamente connesse. E questa è la fatica obiettivamente più grossa. Attualmente, al di fuori di piccole possibilità legate all'articolo 21, che però si concludono con la detenzione, c'è soltanto la banda biscotti che sta operando in questa prospettiva. La presenza di realtà cooperative che operano e che offrono delle opportunità formative e lavorative all'interno degli istituti penitenziari ha una notevolissima importanza, sicuramente perché crea delle opportunità a queste persone, non solo quello di riempire il tempo detentivo e quindi di occupare il tempo della detenzione, ma questo stesso tempo può essere sfruttato ai fini proprio formativi. Una formazione che appunto fa in modo che queste persone acquisiscano delle abilità, delle competenze in più rispetto a quello, al momento in cui sono entrati in carcere. Abilità che poi si spera possono sfruttare all'esterno e quindi quando andranno poi effettivamente alla ricerca di un lavoro all'esterno. E poi ti consente di guadagnare due soldi, e questo è oltremodo importante nella misura in cui è paradossale, ma stare in carcere rappresenta un costo di solito, un costo per le famiglie, un costo per poi le reti che stanno intorno alle persone che si trovano a vivere un'esperienza detentiva. Tra i miei sogni c'è anche quello di poter costituire una cooperativa che poi dia possibilità di lavoro agli ex detenuti. È ancora un sogno per ora, però credo davvero che sia uno dei percorsi umanamente qualificanti che permettono proprio di seminare speranza. La difficoltà purtroppo del momento presente, difficoltà generale, ci sono troppi disoccupati, impedisce che questo sogno trovi facilmente realizzazione, ma spero in tempi migliori.
una realtà che si alimenta di entusiasmo, passione e partecipazione. Questa è Banda Biscotti, un progetto nato in sinergia con la cooperativa sociale Divieto di Sosta e la Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Ollus, attivo nella casa di reclusione di Verbania, con una scuola di formazione e un laboratorio di produzione di biscotti. Infatti ogni biscotto ha una storia particolare, racchiusa nelle mani di chi lo ha realizzato, perché a tutti spetta una seconda occasione per ricominciare e perché la vita non si ferma ai reati, alle sentenze e alle punizioni. La filosofia di Banda Biscotti è questa: credere nella formazione come componente principale per favorire l'inclusione sociale delle persone più fragili presenti all'interno delle case di reclusione e sensibilizzare la comunità locale sui temi del carcere, della pena e della sicurezza. Il progetto Banda Biscotti appartiene a chi sa coglierne il senso profondo, perché Banda Biscotti produce biscotti giorno per giorno, diffondendo così semi di speranza. Speranza in una giustizia più giusta, in una comunità più accogliente e in persone meno sfiduciate e isolate. Banda Biscotti nasce dai percorsi di formazione professionale che avete visto all'interno del carcere di Verbania. E nasce per la convinzione che la formazione professionale non poteva essere fine a se stessa, quindi non poteva essere se non un percorso che trovava un compimento in qualcosa che veniva dopo. E quindi l'idea era trovare delle formule per finalizzare ciò che incominciavamo all'interno degli istituti di pena, insomma. Abbiamo iniziato con un corso di catering di 200 ore che è partito, credo, a giugno dell'anno scorso, è andato avanti fino a settembre. Abbiamo ottenuto un diploma a seguito di questo corso, appunto un attestato di frequenza. Dopodiché a novembre ci è stato chiesto se avevamo voglia di dare una mano all'associazione Banda Biscotti per produrre appunto i baci di dama, visto che verso Natale la produzione sarebbe aumentata considerevolmente. E abbiamo accettato volentieri. E dopodiché siamo stati anche noi a chiedere di poter continuare comunque come azione di volontariato così a produrre i biscotti. Ci è stato concesso e quindi da novembre siamo ininterrottamente qui un paio d'ore al pomeriggio a produrre baci di dama. Per il momento siamo fermi sui baci di dama, ma non si sa mai. Ho iniziato a lavorare qui presso questa struttura grazie a una scuola che ho fatto in carcere, che è come aiuto pasticcere, aiuto cuoco, un corso di 300 ore. Qui mi hanno iniziato a insegnare come fare i biscotti, quali prodotti utilizzare, tutta una serie di queste cose. E dal niente, diciamo, ho iniziato a lavorare su questa formazione dei biscotti. Bisogna anche fare in modo che le attività di studio, quindi le attività professionali, siano finalizzate e che il detenuto comprenda l'attività lavorativa e poi possa anche in qualche modo apprezzare l'attività lavorativa esterna, perché a Verbania sono stati attivati tanti corsi professionali, tanti piccoli anche progetti lunghi come questo del biscottificio, che nel corso degli anni ha avuto veramente una bella evoluzione, anche perché c'è poi la possibilità di creare proprio un canale di collegamento interno e esterno, perché i detenuti del carcere li mandiamo anche presso la scuola di formazione, dove possono svolgere non solo attività di laboratorio nell'ambito della pasticceria, ma si occupano anche della manutenzione del verde, della pulizia, di tenere quindi in ordine anche la scuola di formazione, che è aperta agli allievi agenti come in questo periodo. Questo è un progetto, a differenza di tanti altri, che nasce in un carcere di provincia molto molto piccolo ed è riuscito a creare una serie di sinergie comunitarie di partecipazione molto interessanti. Per cui la nostra forza sta nella interdipendenza e nella dipendenza che abbiamo nei confronti della comunità. Per cui se siamo riusciti a fare un percorso di crescita è perché tanti meccanismi di dialogo si sono messi in moto. Quindi questa, se vuoi, è una particolarità. Non abbiamo grossi padrini, non abbiamo grossi supporter, però diciamo che l'energia di partecipazione che è scaturita da questo progetto lo ha sostenuto.
rimane comunque nella gente l'idea che il carcere sia qualcosa di necessario per punire, per far pagare addirittura le colpe commesse, e meno come luogo dove si può fare un cammino di recupero, di riapertura delle possibilità di vita. Sicuramente si diventa una buona guida con una buona conoscenza del detenuto, perché il fine è quello appunto di individuare quelli che sono proprio i bisogni del soggetto, le carenze, e questo in effetti è proprio il dettato normativo, no? Quello di individuare le carenze del soggetto. E quindi, una volta individuati i suoi bisogni, strutturare un percorso costruendo delle opportunità sicuramente, anche formative. Ci sono degli elementi che il trattamento prevede, e uno di questi è proprio l'istruzione, quindi l'attività di formazione, per poi giungere poi a dargli delle abilità, delle capacità che possono essere poi spendibili all'esterno dopo che ha terminato appunto l'esecuzione penale. Già l'opportunità di poter fare qualcosa, già quello sia un modo per rifarsi degli errori che ciascuno di noi può aver commesso. E quindi ritengo comunque fondamentale, certo, se c'è a fine mese la retribuzione tanto di guadagnato, però ritengo fondamentale intanto avere l'opportunità di dimostrare che si vuole fare qualcosa, che si vuole recuperare. Ma io mi affeziono molto a queste persone, anche se con loro sono molto severa, mi rendo conto che tante volte sono proprio un urlatore. Però sono quasi tutti i miei figli, cioè proprio ci tengo, e ci tengo che si portino un po' di noi quando vanno via, perché loro devono andare via. Banda Biscotti e la cooperativa Divieto di Sosta ha proprio il senso di dire che qui non ci si ferma, qui si viene, si passa del tempo e si spera poi che utilizzino quello che hanno imparato per vivere. Praticamente qua viene fatta produzione di biscotteria con persone provenienti dal carcere verso la fine pena, che vengono mandate qua principalmente per oltre a imparare un mestiere, che qua non dico che il pasticcere è finito, però comunque viene per quello che io posso insegnarli con la mia esperienza, con quello che so, il lavoro del pasticcere. E oltre più anche una sorta di educazione viene data nel mondo del lavoro, perché comunque uno che passa di qua una volta che esce non è allo sbando, e quindi secondo me è una cosa molto importante questa. Ci arriva praticamente l'impasto da fuori e noi provvediamo a mano a amalgamare l'impasto, mettere in forno, sciogliere il cioccolato per far incollare due biscotti, e dopodiché il bacio di dama è pronto per essere mangiato. Praticamente dai vari prodotti si viene a creare poi un prodotto finito, che è una cosa spettacolare. La nascita, diciamo, di un prodotto dalla materia grezza all'arrivo del prodotto stesso. Qua lavoro da 2 anni. Da 2 anni, da quando... ho iniziato sempre stando in carcere, poi ho finito la pena e tutto, sempre sono rimasto a lavorare con loro fino adesso. Adesso non sono più un detenuto e sempre continuo a lavorare con loro.
E già adesso quasi quasi, anche un po' di più, già ho 2 anni lavorando con loro. Quello per cui siamo partiti a fare questo lavoro e per cui continuiamo a farlo è perché siamo convinti che sia importante offrire delle opportunità, che il sistema di solito fatica a offrire, per perequare un po' quelle che sono le cause che spesso conducono le persone a entrare all'interno dei circuiti criminali. Poi, siccome gli esseri umani non sono dei meccanismi perfetti e non siamo delle ricette, no, che dati certi, una certa composizione di ingredienti portano a un risultato, ci sta che alcuni colgano l'opportunità, ci sta che alcuni non la colgano. Quando la colgano è molto piacevole, quando non la colgono ci si domanda perché non, se potevamo fare di più, cosa potevamo fare di diverso, però ci sta anche che le persone decidano di non coglierla, alle volte perché stare su un ritmo tra virgolette di normalità per certe persone è molto complicato e quindi alle volte è un'attesa molto elevata e rischia di essere un'attesa troppo grande. Significa scrollare di dosso dall'apatia, che rischia di prendere magari chi si trova costretto in quattro mura e magari è tentato dallo stare a letto a guardare la televisione. Invece avere un'opportunità lavorativa, quale che sia, non deve essere per forza fare biscotti, potrebbe essere anche spazzare per terra. Qualunque attività lavorativa aiuta a riprendersi proprio dall'apatia e a reagire mentalmente a questo stato in cui ci si trova. Questo lavoro qui comunque come terapia è utile perché comunque ti dà una mano anche una volta quando esci per poter iniziare a camminare poi con le tue gambe e non tornare magari a delinquere o a fare cose brutte. Il lavoro è la prima cosa, si sente dire da tanti, ultimo, non ultimo, il Papa ha detto che senza lavoro l'uomo non ha dignità. È verissimo, tutti noi fuori comunque avevamo il nostro lavoro e qua dentro una delle più grandi sofferenze, oltre alla costrizione fisica, ma quella può anche essere relativa, è proprio quella di sentirsi quasi inutili. Invece, potendo invece dare un contributo fattivo, in qualunque modo, ripeto, ti fa risentire parte integrante della società. Diciamo, è un primo passo verso questo sentirsi nuovamente integrati con la società. La cosa più importante, secondo me, è la storia delle persone che stanno dietro Banda Biscotti, perché senza un po' di riflessione sulle persone e sul perché arrivano al laboratorio di Banda Biscotti, non sarebbe comunque un'attività commerciale qualunque, come ce ne sono tante. Noi invece vogliamo davvero salvaguardare la storia che loro hanno e il perché sono arrivati da noi. Da noi talvolta arrivano delle persone, ultimamente anche giovani, che davvero non sanno neanche cosa vuol dire lavorare, cioè non hanno mai provato i ritmi del lavoro, le regole, il come ci si comporta, il rispetto delle persone, soprattutto il lavorare in gruppo. E noi è questo che ci piace fare, metterli insieme e fargli capire che purtroppo la vita è fatta di regole, che però imparare a rispettarle ci aiuta a stare tutti insieme. E non ci sono tutti successi, non sono tutte storie andate a buon fine, però anche fosse una che riusciamo a indirizzare verso la vita normale è una grande soddisfazione. Noi abbiamo in questo modo la possibilità di guardare oltre le carte, oltre la posizione giuridica, oltre quelli che sono anche i dati giudiziari, andare oltre la pena, perché in questo modo, esercitando e mettendo anche alla prova il detenuto, possiamo e abbiamo la possibilità di capire, di valutarlo meglio, di poterlo osservare, perché non dimentichiamo che il trattamento deve essere individualizzato, che è una cosa anche molto difficile, perché bisogna, come dice anche l'ordinamento, bisogna cercare di capire quelli che sono i suoi bisogni, la personalità, e poi costruire il trattamento in relazione, in rapporto a quella che è la sua personalità, la sua figura. Quindi il lavoro diventa fondamentale. Io ero quello che ero un tempo, e adesso che c'ho il lavoro non tornerei mai a fare quello che facevo prima, perché mi hanno dato l'opportunità del lavoro, invece se non mi davano l'opportunità non sapevo, se adesso stavo facendo quello che facevo di peggio.
quindi avendo questa opportunità non ho più quell'input che mi manda a fare quello che facevo prima. Questa occasione mi ha fatto riflettere, mi ha fatto crescere anche a livello mentale e quindi penso di essere una persona diversa, più disponibile anche verso il prossimo. Quello che ho registrato in questi anni è sicuramente la vicinanza umana a queste persone, fa in modo che queste stesse possano riflettere sul loro vissuto. Forse per la prima volta fa emergere cosa hanno vissuto realmente, perché nel raccontarsi il raccontarsi porta a riflettere su quello che si è vissuto e quindi anche non soltanto sull'aver sbagliato, quindi sull'errore che hanno commesso, ma anche individuare quali sono le loro risorse e quali sono le loro potenzialità, che sicuramente vanno reinvestite in progetti più costruttivi e nella legalità rispetto a poi invece quello che è il loro passato che emerge dai loro racconti. It started, it began, I never intended to be, whenever to be a whatever. La scelta di avviare un'attività lavorativa negli istituti di pena è senza dubbio complessa, non solo per l'elaborazione del piano di realizzazione, ma anche per il risvolto sociale che l'iniziativa stessa rappresenta. Servono capacità, competenze, ma soprattutto una forte motivazione. Perché allora alcune aziende e cooperative scelgono di lavorare con i detenuti? Perché il lavoro rieduca, permette quindi di contrastare le giornate vuote e oziose in cella, offrendo un senso di utilità al detenuto, coinvolto in un'esperienza autenticamente produttiva e professionale. E poi perché è un vantaggio concreto per l'azienda. E ancora perché è una risposta al crescente bisogno di sicurezza sociale e perché contribuisce alla crescita della società civile. È una scelta aziendale di responsabilità sociale e di solidarietà. L'apporto del lavoro fuori e dentro al carcere si rivela estremamente importante come strumento di contrasto rispetto ad una forma di disagio tendenzialmente sconosciuto o rimosso. Banda Biscotti è un progetto che ha tanta energia, tanto, come dire, entusiasmo, però è un progetto ancora fragile su alcune sue componenti strategiche, per cui questo è un elemento di fragilità che condividiamo con molti che fanno economia carceraria, quindi mi auguro di riuscire a lavorare insieme anche agli altri produttori per creare delle infrastrutture che ci possano garantire maggior capacità distributiva e quindi una presenza sul mercato più capillare, più costante, meno episodica, una migliore capacità di narrazione e di testimonianza di questi prodotti per fare in modo che anche il grande pubblico possa avvicinarsi con più fiducia, con più curiosità a tutto quello che è il tema dell'economia carceraria. E in questo credo che il futuro di Banda Biscotti vada a braccetto con quello che potrebbe essere il futuro di Freedom o esperienze di questo tipo, cioè l'idea che tra produttori che condividiamo un percorso come quello che facciamo all'interno del carcere sia possibile mettere a fattor comune una serie di fragilità che abbiamo, come appunto dicevo, sui circuiti distributivi, sulla comunicazione, mettendosi insieme forse possiamo creare un qualcosa di più efficace. Io penso che le realtà, le cooperative, le associazioni che lavorano all'interno del carcere siano troppo poche rispetto alla realtà carceraria.
E poi sicuramente occupano una parte di questa grande popolazione carceraria che è irrisoria rispetto al totale delle persone. Quindi bisognerebbe che tanti avessero voglia di intraprendere questa impresa, che non è un'impresa commerciale, è una vita. Cioè bisogna crederci e se ci credi superi tutto. Tutti gli ostacoli, le difficoltà che ci sono, perché ci sono. Però le superi con i rapporti umani e con quello che ogni giorno queste persone ti danno. Un armadio quattro ante pieno di sogni, più che sogni, proprio desideri che ho la completa volontà, di totale volontà di realizzare. Magari 999 non ce la farò, ma uno, almeno uno devo farcela, anche perché fuori ho tanta gente che mi vuole bene, che mi aspetta, e quello è più di ogni altra cosa il motore che spinge veramente a recuperare tutto quello che il tempo che, diciamo, qua dentro stiamo tra virgolette perdendo, anche se non è, secondo me, tempo completamente perso.